Rai Radio 2, siamo in studio con Irama. Come stai, Irama? Bene, bene, grazie. Voi? Bene. Benissimo. Senti, allora, ogni spesso almeno, quando porti le canzoni, non solo su questo palco, sembra veramente che ci lasci un pezzo proprio di carne sul palco, no? Cioè, questa è così. Intensità, è proprio una roba che ti appartiene molto, no? Questa roba di cantare. Grazie. Con questa... No, è una cosa naturale, perché poi quando vai a scrivere qualcosa che ti tocca, che ti senti dentro, e poi lo sputi fuori, diciamo, no? Sputi un po' in faccia la verità e ti suscita un po' quelle emozioni, quindi... Cioè c'è dell'autobiografico in questa canzone? Sì, sì, molto molto. Non lo faccio sempre, però in questo caso sì. Sì. Si sente. Si percepisce che c'è qualcosa di vissuto, no? È vero. In questa intensità. Allora, sappiamo che venerdì hai chiesto a Cocciante di cantare così, sì, che hai accettato. Mi sembra leggenda. Una sorpresa incredibile. Sì, sono pure onorato che non sia qua come super ospite. Riccardo è una persona iper umile. E poi una bambina artista, non c'è bisogno di dire niente, è una legge. Certo, no, ma il fatto che abbia accettato vuol dire che ammira il tuo lavoro, perché se no, certo, no. Questa è una cosa significativa. No? Sono molto onorato, infatti, sono molto onorato, è una responsabilità e farò di tutto per essere all'altezza della. Allora, intanto, complimenti, noi ti aspettiamo anche i prossimi giorni, così vediamo la. Volentieri. La progressione. Io della, ti voglio solo dire che sono pazza del tuo album No Stress, e tipo c'è una canzone in particolare con Gue, Sexy. Che da ascoltare la mattina appena ti svegli, sì, proprio. Non cantarla adesso. Però. Io? No, sei esatto. Siamo al festival della canzone italiana, ti pare che mi metto io a cantare, non lo farei mai. Grazie, Irama. Noi grazie. Ci vediamo ai prossimi domani? Giorni. Volentieri. Sei domani o dopodomani? Non lo so ancora, me lo diranno. Ancora, davvero? Ancora, sì. Non lo so. Non lo sapete? No, non lo so ancora. Ancora non si sa. Boh, spero ora. Se no, o vado a fare festa o vado a dormire. E tu cosa vai a fare adesso? Dipende da cosa devo fare domani. Però devi mangiare ancora, no? Devo mangiare. Ok, goditi la serata, Irama. Grazie mille. Ciao, ci vediamo allora, chi lo sa. Mua.